Allora, parliamo di ambiente questa mattina, siamo a San Vitaliano e a favore di telecamera c'è il dottore Rivezzi, presidente ISDE, Medici dell'Ambiente. Allora, buongiorno dottore, un flash mob importante questa mattina, soprattutto per sensibilizzare le istituzioni riguardo a questo terribile rigurgito delle PM10 qui a San Vitaliano e nell'agro Nolano e Acerrano. Allora, noi stamattina ci siamo battuti perché l'inquinamento atmosferico sappiamo che può causare dei problemi di salute sulle malattie cardiovascolari, gli infarti, le malattie anche oncologiche e tumorali. E abbiamo riscontrato, i nostri medici e i nostri ricercatori hanno riscontrato che questa zona subisce un inquinamento da sforamenti continuativi. Abbiamo in un anno più di 150-120 sforamenti. Adesso abbiamo superato già, adesso, dopo il primo trimestre, gli sforamenti necessari che sono tollerati per tutto un anno. Abbiamo bisogno che ci siano le istituzioni, diano delle misure virtuose di azione e abbiamo bisogno di poter fare in modo che a un tavolo regionale con l'ambiente possiamo avere anche un nostro confronto, perché questo problema è di tutta la Campania e abbiamo bisogno di abbassare il livello di inquinamento, perché soltanto abbassando il livello di inquinamento possiamo migliorare la nostra tutela di salute, possiamo migliorare il nostro modo di vivere. Quindi un flash mob stamattina eccezionale, i ragazzi che sono venuti hanno contribuito, saranno loro il futuro a poter avere sicuramente un ambiente migliore. Abbiamo bisogno qui a San Vitaliano, a Nola e anche dove ci sono gli sforamenti, come anche abbiamo riscontrato ad Acerra, Pomigliano e altro, abbiamo bisogno di azioni virtuose, abbiamo bisogno di fare in modo che anche le risorse del PNRR possano essere utilizzate per migliorare lo stato della salute ambientale di questa terra. Noi ci crediamo, speriamo che anche le istituzioni possano fare il loro dovere. Grazie. Grazie dottore e buon lavoro.